partirà lunedì prossimo in Abruzzo la campagna vaccinale di prossimità riservata a piccoli e piccolissimi comuni delle aree interne. Lo comunica l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, specificando come in questa prima fase l'iniziativa riguarderà alcuni centri delle province di Chieti e L'Aquila, dove è presente la maggior parte di questa tipologia di comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti. E questo weekend invece sarà il primo con coprifuoco alle ore 23. Paolo Durante si trova a Pescara, ci colleghiamo in diretta con lui e ci spiega come procedono le graduali riaperture delle attività. Buon pomeriggio Paolo, ti vedo in compagnia di un ospite. Buon pomeriggio Gigliola, da parte mia e da parte del tecnico Andrea Berardinelli. Dici bene Gigliola, perché questo sarà il primo fine settimana che in qualche modo regalerà a tutti noi un pizzico di normalità in più. Mi trovo a Pescara nella centralissima piazza Muzzi e qui sarà un fine settimana davvero particolare, in cui i ristoratori e i tanti gestori dei locali, ma soprattutto il popolo della cosiddetta movida cittadina, entreranno un po', per così dire, in fibrillazione, perché da questa sera è stato posticipato di un'ora il coprifuoco, dunque non più le 22 ma le 23. E noi chiediamo subito a Fabrizio Vianale, il direttore di Confartigianato Pescara, che si trova qui vicino a me. Buon pomeriggio intanto. Grazie, Vianale. Paolo, buongiorno. Chiediamo subito come hanno accolto il loro provvedimento che ha allentato un po' queste misure restrittive, e anche come si stanno organizzando un po' i gestori dei locali, se cambia qualcosa, ricordando che quello di oggi, ovvero il cambiamento, il posticipo di un'ora del coprifuoco, è soltanto il primo step. Hai detto bene Paolo, è molto importante quello che tu hai detto proprio alla fine. Si tratta di un provvedimento che non avrà un impatto economico, quello di oggi, bensì organizzativo, visto che non è semplice dire a un cliente alle 10 di andare via. Sicuramente le attività sono pronte da tanto, ma il primo step reale che avrà un forte impatto sarà quello del 1 giugno, quello che consentirà di consumare cibo e bevande all'interno e l'utilizzo del bancone. Da lì sicuramente si riaprirà. Quello che noi ci auspichiamo che si riaprirà per non chiudere più. Il secondo step che ci auspichiamo tutti è quello del 7, con la zona bianca che consentirà a tutte le attività realmente di riaprire e vivere un po' di autonomia. Ricordiamo Vianale, intanto comunque dal 7 di giugno verrà posticipato ulteriormente il coprifuoco, quindi 24, non più 23, ma 24 fino al 20 giugno. Poi dal 21 invece abolizione del coprifuoco. Totalmente del coprifuoco, tranne se entriamo in zona bianca, esatto, che si riaprirà il 7. Il 7 così. Questo è quello che tutti si auspicano. Siamo qui in una zona bellissima di Pescara, Piazza Muzzi, di cui si parla spesso. Noi riteniamo che Piazza Muzzi non sia un problema, bensì sia una risorsa della città, una grande attrazione per tutto il territorio che va salvaguardata e ulteriormente valorizzata. Vale sempre il limite, comunque, sia oggi che più in là, di 4 persone per tavolo? Quello resterà anche in zona bianca. Anche in zona bianca. Sì, quello resterà anche in zona bianca. Un'altra cosa, il punto dolente, diciamolo francamente, sono gli assembramenti, perché oltre alle persone che consumano c'è tanta gente che passeggia e si ferma. Assolutamente, però diciamo che oggi riaprono anche i centri commerciali. In quest'ultimo periodo questa zona centrale è stata l'unica zona fondamentalmente aperta e accessibile, e questo ha creato ulteriormente un volume di persone che non avevano zone accessibili. Da oggi riaprono anche i centri commerciali e siamo convinti che la zona diventerà sicuramente più controllata e più, tra virgolette, ci sarà questa meno rischiosa. Ecco, assolutamente. Un'ultima cosa, Vianale, martedì prossimo incontrerete il comune per?
abbiamo chiesto al sindaco un confronto per il programma delle iniziative estive, abbiamo dei progetti che vogliamo condividere con il comune perché sarà un'estate fondamentale. Ricordiamoci che queste attività hanno riaperto perché con le proprie risorse, quindi è fondamentale dargli una mano. Perfetto, grazie di cuore a Fabrizio Vianale, direttore di Confartigianato Pescara. Gigliola, se non ci sono ulteriori domande, chiuderei qui il collegamento.